Amici sportivi, buonasera, benvenuti a Obiettivo Benessere con lo Sport. Questa sera si parlerà di fitness, fitness inteso come total body, pilates, stretching, insanity, yoga and pilates. Stasera una squadra tutta al femminile. Benissimo, benvenute a Monica Franceschini, Daniela Franceschini, Federica Palenca e Emanuela Santarelli. Parleremo di fitness. Ogni fitness è inteso per ogni specialità, giusto? Parliamo subito con Federica. Di che ti occupi? Allora, all'interno dell'Infinity Wellness mi occupo di Total Body, GAG e Yoga in Pilates. Total Body, come dice la parola in sé, è una classica disciplina del palinsesto del fitness, è una classica lezione che va a toccare quello che è sia la parte cardio e sia la parte di tonificazione con piccoli attrezzi, quindi parliamo di elastici, barre, le palle, tutti i piccoli attrezzi che possiamo trovare in una classica sala da fitness, ecco. Ma questi brevetti sono brevetti registrati, per esempio Insanity. Insanity è una dei marchi e una delle discipline rivoluzionarie di questo periodo. Viene direttamente dalla fiera del fitness, è 2 anni che spopola nel mondo del fitness ed è stato brevettato e registrato dal pluricampione nazionale di aerobica da competizione Raidel Duran León, che è un bravissimo istruttore che ha mixato quello che era l'aerobica tradizionale, quindi movimenti base tecnici con i movimenti funzionali, che sono un'altra delle novità che troviamo nelle palestre attualmente. Tutti fanno movimenti che vengono dal funzionale, lui l'ha mixate e ha creato questa attività, che è un interval training, è un'attività ad alta intensità. Come vedo è abbastanza intensa nei suoi movimenti. Sì, è per chi vuole mettersi un pochino alla prova, va un pochino. Dopo torneremo sui particolari. Invece Monica Franceschini, giusto? Di che ti occupi personalmente e qui all'Infinity e di che parli? Quale attività precisamente? Personalmente io mi occupo di tonificazione e di stretching. Tonificazione è un po' quello che ha detto Federica. I brevetti per quanto riguarda il total body sono più o meno gli stessi, quindi si parla di step, di un riscaldamento sullo step, di piccoli attrezzi che sono i pesetti piuttosto che la barra, la palla, sia grande il fitball che piccola. Puoi utilizzare per fare diversi tipi di lavoro, sia ad alto che a basso impatto, dipende un po' anche dalla classe che hai. Se la classe è una classe ben allenata che è da tempo, puoi fare un lavoro anche intenso. Certo, se poi c'è una classe appena arrivata di persone nuove o comunque su con l'età, c'è un lavoro molto più calmo, tranquillo, a basso impatto. Questo poi dipende dall'insegnante e dagli allievi che ha alle proprie spalle. Lo stretching invece, io vengo dalla danza, ho fatto tanti anni danza fino a 27 anni e lì ho imparato lo stretching. Ti ha aiutato la danza moltissimo a fare questo nuovo lavoro, un nuovo programma? Allora, io mi sono avvicinata al fitness a 19 anni, contemporaneamente mentre ballavo facevo anche fitness e la palestra che all'epoca frequentavo, l'insegnante che avevo mi ha spinto, visto la mia predisposizione, a prendere i brevetti. Così andai a Roma alla Federazione Ginnastica Italiana e ho cominciato a prendere il primo livello di step, piuttosto poi che di total body, poi col tempo ne ho presi altri, X tempo sculpt, che anche quella è una cosa innovativa, come ha detto Federica, sempre un lavoro funzionale anche questo. È un vecchio left pump, si usano i bilancieri. Ai tempi miei esisteva la vecchia aerobica. Per l'aerobica ti parlerà Emanuela. Ah, ecco. Allora, Emanuela, sentiamo Emanuela che ci dice per quanto riguarda l'aerobica. Allora, adesso io qui... Esisteva aerobica, step, mi ricordo che sì, si facevano... Sì,
Io comunque provengo appunto dall'aerobica pura e comunque sono 27 anni che insegno e ho insegnato sempre step, la mia passione è aerobica, come anche spinning e left pump e altre discipline. Però adesso nell'Infinity anch'io insegno comunque total body, ma non posso negare che comunque c'è un bel lavoro aerobico, c'è un lavoro sullo step e comunque anche sui circuiti, quindi la lezione non è mai una uguale all'altra, è comunque sempre diversa. Utilizziamo anche comunque noi le attrezzature come pesetti, elastici, il bastone, quindi questo tipo di attrezzature. E poi comunque bisogna vedere comunque il cliente come risponde. Se io spingo parecchio ho questa nomea di essere un po' cattivella. Dopo torniamo successivamente. Invece Daniela Franceschini, di che ci Ciao. Parla? Allora, Ciao. Io invece insegno Pilates, yoga and Pilates e stretching. Ma quindi mentre loro fanno tutte attività ad alto impatto, il lo Pilates fai un po' più è... calma. No, perché proprio. Sembrerebbe che il Pilates è, allora, chi parla di alla Pilates... sua nomina di andare come di, ginnastica dolce, però non è vero. Allora, il Pilates ha tre livelli, il mat 1, mat 2 e mat 3. Cioè, quindi, per mat che significa? Perché si lavora sul tappetino. Quindi il mat spieghiamo 1 agli è, spettatori esatto, perché... Il mat 1 è quello più semplice, è propedeutico agli altri due. Ed è quello, diciamo che il Pilates è nato per chi aveva problemi a livello di postura, a livello di muscolatura debole, eccetera. Quindi è un allungamento, ma nello stesso tempo è una tonificazione. E rafforza il muscolo, giusto? Molto, soprattutto i muscoli stabilizzatori. Quindi per avere una postura migliore, per avere una elasticità, un corpo più flessibile, no? Il Pilates aiuta. Lo yoga in Pilates, poi dopo ti dico un'altra cosa, invece lo yoga in Pilates, come dice la parola stessa, lega due discipline, lo yoga, quindi le asana dello yoga, insieme alle posizioni del Pilates. È un metodo veramente funzionante perché dà molta forza al corpo, perché ti insegna a controllare il corpo in ogni movimento. Ci sono le tenute, si lavora molto in isometria. Lo yoga, giusto? Lo yoga e anche il Pilates. Anche diciamo Pilates. Le funzioni sono simili. E poi c'è stato questo mix. Diciamo sul lo yoga, diciamo, ecco, diciamo che è come si può dire, come riflessione, ecco, yoga che diciamo è molto... che sia il Pilates che lo yoga in Pilates lavorano molto sulla concentrazione e sulla respirazione. Ecco. Quindi ogni movimento deve essere accompagnato da questa concentrazione, movimento di inspirazione, espirazione ogni volta che si segue un esercizio e dalla sinuosità anche dei movimenti, è importante essere sinuosi, la flessibilità in questo viene molto aiutata. Il controllo, quello che ho detto prima, è avere un... sì, ecco, come potete vedere anche qui c'è un controllo molto importante, gli addominali, questi sono addominali, gli undred. Qui abbiamo il lavoro di side bend, dove appunto appoggiarsi su un braccio, un lato, si lavora tenendo sempre il core molto contratto. Anche nel Pilates si possono usare piccoli attrezzi, aiutano, tipo il ring, la ball, sia quella piccola che quella grande. Ho visto elastici, anche elastici. Elastici, sì, certo. Ma volendo si possono usare anche pesetti, piccoli pesi, piccoli lavorare pesi. In isometria, anche un chilo, però è molto faticoso, perché lavorare in isometria con un chilo, comunque, sia per le braccia che per le gambe. Diciamo il fitness... Qui si parla anche di wellness. Di wellness. Sì. Allora, il fitness in se stesso racchiude tutte queste specialità, sì, sono sì. Le specialità che racchiude il fitness. Sì. Monica, quando è che hai cominciato a fare attività, diciamo? A che età? Da piccolina, oltre alla danza? Allora, oltre alla danza, a 19 anni, come ho detto prima, mi sono avvicinata appunto al mondo del fitness frequentando una palestra, perché quell'anno avevo gli esami di maturità e mi dovevo sfogare.
E andando in questa palestra, ripeto, l'insegnante che avevo al tempo, visto la mia predisposizione, mi ha persuasa ad andare a Roma appunto a prendere vari brevetti, e ho cominciato ad insegnare da lei. Da lì ho cominciato anche a fare acquagym. Ma hai preso i brevetti, hai detto in quanto tempo hai preso questo brevetto? Spieghiamo. Allora, ai i brevetti, oltre che hai dovuto fare una gavetta per arrivare, tantissima gavetta ho dovuto fare. Ho cominciato, diciamo, a fare tirocinio in questa piccola palestra che frequentavo all'epoca, e andando poi a Roma un fine settimana sì e un fine settimana no a prendere il primo brevetto. E poi ho cominciato a prendere, ad avvicinare, perché questa insegnante insegnava anche in piscina e mi ha spinto anche a prendere quello di acqua gym, e quindi alla fine ho preso anche quello di acqua gym e l'ho fatto per 7 anni, prima a Città Ducale e poi a Campo Lognano. Sì. E contemporaneamente facevo palestra e piscina, poi a un certo punto ho deciso di fare solo palestra per questioni di tempo, e da lì ho continuato fino adesso, fino all'Infinity Wellness. È diventato un lavoro? È diventato assolutamente un lavoro, un oltre lavoro che una passione. Impiega 365 giorni l'anno. Ecco, a parte agosto. A parte agosto. Il giorno di Natale. Federica, sì. Come hai iniziato? Io mi ti ricordo che facevi la vecchia aerobica, la vecchio step. Sì, io ho iniziato... Sembra una barzelletta, a parte lo sport da bambina, dove tutti i genitori indirizzano, quindi nuoto. Che sport hai fatto? Io ho fatto nuoto, ho fatto un periodo con di atletica leggera, non a livello agonistico, però frequentavo spesso il campo. E poi un giorno, perché i miei genitori non mi mandavano a ballare, una mia amica mi dice: vieni che io vado in palestra dove si balla, andiamo a vedere. E incontrai... quelli che sono stati poi i miei formatori, i primi istruttori che facevano l'aerobica pura. Possiamo parlare, ecco, Manuela, siamo state anche compagne di corso a suo tempo, Alex Villigiardi, David Borsella, Stefano Paparoni, cioè gente che all'epoca erano veramente il top del sì, qualche nome me lo ricordo. Okay. Anche perché tu c'eri con noi, ecco, quindi ti ricordi. E da lì mi sono innamorata, quindi parliamo di... avevo 15-16 anni. A 19 anni ho iniziato l'università, ho continuato questa passione. Ma non hai fatto subito Insanit, giusto? No, Insanit è recentissimo. Insanit è un brevetto... È recentissimo, risale 2 anni fa, è stato presentato alla Fiera del Fitness nel 2017, penso, 2018. Proprio questa Fiera del Fitness che ogni anno lascia sempre qualche cosa di nuovo. Sì. Dall'America viene... Tante cose vengono dall'America, tante cose sono discipline create cioè nel senso vengono date delle caratteristiche particolari, poi bene o male il mondo del fitness è quello, e chi viene dal vecchio fitness sa che alla base c'è quello. Esatto. È inutile che uno va a fare il corso specifico di mezza giornata, che non è un corso, è un aggiornamento, è un workshop, adesso li chiamano, no? Cioè ti danno delle novità, ma se tu non hai una tua base... No, è certo, la base la base è quella che si fa del non lavoro con che si è fatto giorni, prima, precedentemente, degli anni, esatto, che si sono fatti prima, anche che si è sudato. Infatti, come allievi. Esatto, i corsi di formazione non durano un fine settimana, ma sono corsi che durano mesi. E questo noi dobbiamo sensibilizzare le persone o i clienti che vengono: in un fine settimana o due fine settimane non si diventa istruttori, perché puoi prendere il pezzo di carta, ma poi il pezzo di carta rimane appeso al muro. Quello è qualcosa che... E chiaramente noi stiamo lavorando, state lavorando con persone umane che basta sbagliare e facciamo un casino. Io penso che bisogna essere veramente scrupolosi, non si arriva mai, non ci dobbiamo mai sentire arrivati, dobbiamo sempre essere allievi. Se non sei allievo non puoi fare, anche perché se non lo provi su di te le cose nuove, come fai a proporlo agli altri? L'istruttore, quindi, per quello che mi riguarda, impara sempre, deve sempre imparare. È l'allievo uguale, è un allievo uguale. Sì. Monica. Daniela. Scusami, Daniela. Allora, io invece ho iniziato tardi a insegnare, ho iniziato a 14 anni perché io ho fatto un altro tipo, sì, 14 anni, ho iniziato 14 anni fa perché ho fatto un altro tipo di studi, ho studiato lingue all'università perché sono una docente,
ma ho fatto sempre tantissimo sport. Ho iniziato da piccolina, io ho fatto ginnastica ritmica quando ero piccola ed ero molto brava perché avevo mio padre che faceva attrezzistica, quindi mi aveva già spinto da piccolissima ad essere spericolata. A 50 anni inoltrati ancora sono spericolata facendo yoga acrobatico, quindi... poi ho fatto anche io danza, sia la danza classica che danza moderna. Ti ha aiutato la formazione degli sport che tu hai fatto? Sono sempre stata, ripeto, una sportiva incallita. Anche io ho fatto atletica leggera, l'ho fatta per 4 anni. E poi avevo visto che comunque non era per me, ero più nel mondo della danza, ero più portata a lavorare con la musica, con sentire la musica. Anche se nel tutti i corsi, come vedo, c'è sempre musica, giusto? Sì. Allora, nel Pilates c'è una musica molto soft, anche se io spesso la musica non la metto soft, mi piace sentirla. Nello yoga e Pilates invece c'è una musica soft. Tu insegni, mi hai detto, yoga e Pilates. Yoga e Pilates, stretching. Stretching. Sì. Nello stretching, per esempio, ci serve la musica? No. Io la uso. La uso perché... Poi uso molto la musica dello yoga, perché faccio uno stretching che con le asana dello yoga, quindi... E mi piace lavorare sempre in isometria, oppure fare delle sequenze dove, che ne so, il saluto al sole, lo posso metterò all'inizio o alla fine della lezione, dove comunque è una sequenza di più movimenti insieme che mi aiutano a... Quanto tempo è che insegni? Sono 14 anni. 14 anni? Sì. La formazione comunque l'hai fatta precedentemente come allieva, diciamo. Certo, assolutamente sì. Io ero una sua allieva. Ah, addirittura, adesso sì, la responsabile. Lei è colei che mi ha spinto nel mondo del fitness. E poi la cosa bella è che dopo, quando ho iniziato io anche il percorso di yoga Pilates, io sono stata la sua allieva. Venivo dalla gravidanza e per ricominciare le attività mi sono affidata a lei e è stata la svolta. Dunque è anche, come posso dire, tutti i benefici per quanto riguarda... Veramente la persona che può testimoniare quanto sia efficace quel tipo di lavoro. Emanuela, sì. La veterana a quello che si dice e che si parla. Sì. Tu penso che hai iniziato da tanto tempo, come allieva chiaramente. Sì, giusto? Ho iniziato, premetto che la mia famiglia non era d'accordo. Per niente sportiva, quindi non provengo assolutamente da un mondo... fitness eccetera, però c'era questa passione innata a me per la musica e la passione per la danza. Ma hai fatto sport poi? Sì, ho fatto tanti anni atletica, basket, tutti sport che però non si addicevano comunque alla mia personalità, perché a me piaceva molto la musica, la danza, però la mia famiglia purtroppo non poteva permettersi di mandarmi a danza. Poi quando ho potuto mantenermi economicamente ho iniziato ad andare a vedere le lezioni di questo appunto campione del mondo Alessandro Viligiardi, e ne sono rimasta innamorata perché era molto vicina alla danza. Con un anno ho seguito le sue lezioni ogni ora, ogni momento, e lui con mia grande soddisfazione mi ha detto che ero portata, che dovevo prendere assolutamente i brevetti, e da lì è partita. I brevetti, come si prendono? Allora, il brevetto io l'ho preso proprio tramite loro, dalla Federazione Italiana d'Aerobica, la FIA. C'è la federazione, l'aerobica, sì, c'ha una federazione? Sì, sì, la Federazione Italiana d'Aerobica, e io ogni sabato e domenica con... Poi Daniela adesso, Federica me lo può confermare, abbiamo fatto comunque... ogni weekend andavamo comunque a fare i stage per comunque migliorarci, perché comunque dovevi diventare una coreografa di te stessa. I stage servono solo per formarsi, migliorarsi, certo, e cercare più possibile di essere sempre al top. Certo.
Poi mano a mano, giustamente, negli anni miei, in pratica era proprio l'evoluzione del fitness, perché uscì lo spinning, uscì l'ice pump, e quindi ogni aggiornamento per noi partivamo e comunque ci aggiornevamo con nuovi brevetti, quindi comunque ci hanno... Comunque hanno insegnato tanto, e comunque quello che siamo adesso lo dobbiamo a questo, a questi grandi sacrifici. Per me però è stata una grande passione. È una grande passione. Come sicuramente per tutte. Prego, Monica. Monica. Sempre Monica. Io ci faccio sempre un po'... Sempre Giuliano e sempre Monica. Allora, quello che io vorrei, che mi piacerebbe dire, è che le federazioni, per esempio faccio parte della FGI, la Federazione Ginnastica Italiana, e tutti i brevetti che si prendono hanno delle federazioni, almeno i brevetti con senso, che hanno un certo senso, una certa importanza. Quello chiaramente che poi si propone come istruttore dell'ultimo momento, magari perché ha visto uno o due lezioni, ecco. Ma ce ne sono, Ce ne sono tanti, è vero. Poi sono anche gli anni di esperienza che ti porti alle spalle. Tutti noi abbiamo tanti anni di esperienza dietro, sia con i vari corsi, sia con le persone. E quello che ci tengo a dire è che quando uno fa lezione, sì, è vero, la tecnica è importante, ma è anche molto bello... far ridere le persone. Io impronto la mia lezione molto sull'animazione, moltissimo. Avendo fatto 7 anni di villaggi turistici, essendo stata responsabile delle palestre nei villaggi turistici, ho tantissimo nel cuore l'animazione. Sei stata anche nei villaggi responsabile nelle palestre per 7 anni di seguito, l'ho fatto, e questo mi ha dato la possibilità di gestire le mie lezioni in maniera... Sicuramente mi ha fatto crescere. Molto, ma ho gestito le mie lezioni facendo ridere le persone. E questo è quello che credo mi differenzi un po' da loro, ma non in maniera... No, assolutamente. Ci mancherebbe. Ognuno c'è il suo percorso, ognuno ha il suo percorso, quello che ho capito. Il suo metodo, anche se facciamo delle total body, ognuno fa un total body, è vero, si chiama total body mio, il suo è quello di Federica, ma sono 3 lezioni completamente differenti. Senza nulla togliere alle 4, alle 3 che siano, perché comunque ognuno ha la sua personalità nell'insegnamento, il suo proporsi, E io dico che il proporsi personale fa la differenza nelle lezioni, per far sì che la gente possa scegliere o anche farle tutte, perché ognuno poi ha un metodo diverso, e con tutte noi credo che le lezioni siano belle qui all'Infinity. Federica, mi dicevi che in Sanit è abbastanza tosto, come si dice, è prima. È un high interval training, cioè un allenamento ad alta intensità. E a chi è consigliato? Ecco. Allora, è consigliato a tutti, perché nel senso tutto ciò che viene proposto è alla portata di tutti. La cosa importante, che è importante non solo nell'Insanity ma in tutte le discipline, è la propedeutica e la didattica con cui vengono fatte le cose. Perché vedo che quando ho assistito a qualche lezione, vedo che si spinge abbastanza. Però l'importante è saper gestire, dosare e guidare i propri allievi. Quello è importantissimo, non si parte così con il programma così come lo vediamo a Rimini, non ci dobbiamo impaurire, perché la gente mi chiama e mi dice: mamma mia, ho visto i video. C'è una propedeutica, c'è una didattica, c'è un percorso, c'è una programmazione che è settimanale, mensile, annuale. Io vengo da scienze motorie, quindi comunque mi hanno insegnato a programmare quello che è il lavoro in sala, a programmare il lavoro per poi portare tutti gli allievi di una classe disomogenea, perché ci possiamo trovare non con gli atleti ma anche con gente comune. Io ho delle signore che veramente dicono: io non avrei mai pensato di poter fare queste cose. Costanza, impegno nostro, impegno di chi viene, di chi si affida, perché comunque bene o male la gente si affida a te. E certo, è l'istruttore, è sempre... Non li puoi deludere, e in qualche modo devi portarli all'obiettivo e al risultato. Si fa perché ci sono classi disomogenee, quindi ragazzine, signore, tutti fanno la stessa lezione. Diciamo, quanto riesce la classe, di quanti elementi è composta e quanto può riuscire a seguire? Allora, lezioni di fitness, noi siamo qui intorno sopra le 30 persone, gestibili, perché abbiamo una bellissima sala. Noi istruttori facciamo un bel lavoro, perché comunque ci teniamo a controllarli tutti. Perché, esatto, sì, è questo è vero il dilemma. È vero il ludico, è vero la musica, poi sai quanta confusione faccio, ma il controllo
la qualità di quello che si fa è importantissima, perché non siamo tutti uguali, lo ripeto, non siamo tutti atleti, c'è la signora, c'è la ragazzina, c'è chi si approccia adesso all'attività, il c'è corso, chi viene da due il anni. Il corso è misto, non è uno di 30, uno di 15, uno... No, assolutamente sì, è misto, e quindi ecco perché parlo di classe disomogenea e della didattica e del metodo con cui tu dai la lezione, perché tutti diversamente devono arrivare ad avere i propri obiettivi. I risultati li dobbiamo dare a tutti, devi trovare la strada per farli raggiungere a tutti, e questo è un lavoro che richiede tanta attenzione, tanto studio, tanta programmazione, perché non siamo tutti uguali. E bisogna essere sempre scrupolosi. Professionali. Professionali, questo certo, quello è quello l'abbiamo che detto volevo all'inizio. Dire, ribadire, certo. La professionalità ci deve comunque sempre contraddistinguere, certo. Nel senso che se abbiamo appunto una classe omogenea, è un conto, se l'abbiamo disomogenea è normale che poi dobbiamo andare a lavorare su un gruppo dove appunto... Per quanto mi riguarda, ho la signora che ha le ernie al disco, ecco. Cioè, quindi o le ernie cervicali o ha le protusioni o quant'altro, quindi è ovvio che noi lì dobbiamo essere bravi, professionali, molto professionali, dobbiamo saper gestire determinati movimenti o determinate posture, correggere anche le posture sbagliate appunto, e aiutare la persona a sentirsi meglio, no? Perché come abbiamo detto prima è per tutti, il fitness o le specialità che voi fate è per tutti. Una cosa importante che volevo aggiungere alla loro giustissima affermazione è anche la collaborazione che ci deve essere tra insegnanti. Ho lavorato in altre palestre dove questo proprio non esisteva, soprattutto in una città piccola come Rieti. Devo dire che qui invece c'è, e spesso noi facciamo delle lezioni insieme, delle masterclass che uniscono o non è facile Federica, trovare o non è facile trovare la collaborazione, appunto, hai detto bene, non hai detto. No, in questa città no, per esperienza personale non c'è mai stata, invece devo dire che tra noi c'è e abbiamo fatto molto spesso lezioni insieme. Emanuela, la tua classe è composta chiaramente, è variegata. Sì, adesso è il primo anno che io adesso l'insegno qui, è una classe comunque eterogenea, sia come età che come problematiche. Comunque l'insegnante secondo me non solo deve essere un grande animatore, deve divertire, deve far ridere, comunque emozionare, perché quello è importante, trasmettere la tua passione, e arriva questo, sicuramente arriva tanto. Lavorare sicuramente col sorriso, i problemi si lasciano a casa, soprattutto, ma ascoltare, avere una grande capacità di ascolto, perché lì non sei, l'istruttore non è lì per se stesso ma è per gli altri, quindi mettersi a disposizione degli altri, ascoltare le persone, le problematiche, le esigenze che hanno, se vedi che hanno un attimo di sfiducia, di sconforto, perché può succedere soprattutto con queste attività comunque tipo anche la mia, dove c'è molta coreografia, dove c'è comunque molto lavoro aerobico, cardiovascolare, invece stimolarli a non... Ecco dove entra in ballo, sì, l'istruttore che deve essere partecipe con l'allievo che certo, sta lì, e oltretutto l'esperienza, ma cercare sempre di invogliare più possibile, sì, la persona a fare sempre meglio, ma se qualcuno non riesce a seguire o le coreografie o qualcuno, chiaramente possono andare al suo ritmo. Certo, certo, se uno ha esperienza riesce a modulare gli esercizi diversificandoli, tutti fanno la stessa lezione ma rispettando le esigenze della classe, delle persone. Siamo giunti al termine, una carrellata subito iniziando da Federica, che ci dici e che dici ai telespettatori? Ma io sono veramente veramente soddisfatta, anche perché giustamente mi riallaccio al discorso che ha fatto Monica, ho trovato una bellissima squadra. È difficile nel mondo del fitness parlare di squadra, di staff veramente, quindi ecco, penso che la qualità dei nostri corsi è dato anche da questo, da tanta unione, tanto confronto, tanta umiltà, tanto studio qui e fuori, perché noi non lavoriamo solo in sala ma lavoriamo a casa, perché scegli la musica, lezioni nuove. Ecco, quindi, quello che mi è sfuggito noi non, prima. Non lavoriamo la solo musica, qui. La musica in questo caso è scelta dall'istruttore? Sì,
abbiamo in tutta tutti i casi, giusto? Assolutamente sì, ogni lezione ha la sua musica adatta con battute diciamo adatte alla tipologia di lezione data da DJ che fanno esclusivamente questo, quindi musica tagliata ad hoc per mixata, assolutamente sì, e quindi ecco, noi siamo qui e vi aspettiamo e vai Daniela. Allora, io sono non contenta, contentissima di avere questo gruppo di lavoro, siamo colleghi, perché ci sono anche i ragazzi salapesi, e siamo amici tutti quanti, ed è bello quando ci ritroviamo perché riusciamo ad avere una grande famiglia, sì, che quel non è, feeling non è che facile. Non è facile trovare, assolutamente, invece qui c'è. Collaboriamo tutti, magari facciamo le lezioni anche dei nostri colleghi, ogni tanto facciamo qualche posizione acrobatica insieme che ci fa divertire più Emanuela. Che altro. Meglio di me nessuno può dire, qui si trova molto molto bene, perché io purtroppo dopo i 27 anni di esperienza avevo lasciato l'insegnamento nelle palestre proprio perché avevo un po', non c'era poca collaborazione come diceva Monica, sì. Una voce poi all'inizio dell'estate è arrivata, sì. Questo posso essere anche un po' grazie a te anche però comunque detto. Io sono ritornata perché appunto per queste bellissime e grandissime colleghe con cui ho lavorato e ho grandissima stima, come anche il mio grande capo Daniele, e di conseguenza io sono molto contenta. Benissimo. Di trovarmi in questo per concludere Monica. Per concludere io mi aggiungo a quello che hanno detto loro, è finalmente un posto dove non ci scagniamo ragazzi, quindi venite tranquillamente, siamo tutti fighissimi, è tutto fighissimo, anche Giuliano. Grazie. Quindi venite all'infinito e dai tutto e dai sempre. Ciao. Benissimo, allora bellissima battuta, ringraziamo Monica, Daniela, Federica, Emanuela, che è stata una bellissima, è passata la mezz'ora così parlando. Abbiamo chiarito gli aspetti del fitness, chi più di voi ha potuto interagire in questa bellissima specialità. Vi do appuntamento a Obiettivo Benessere con lo Sport per la prossima settimana. A voi tutti, buonasera.